Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo proporvi un altro documentario su Resident Evil e questa volta parliamo della storia di Rebecca Chambers. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, seguirmi su tutti i miei social e abbonarvi se vi fa piacere. Iniziamo! Rebecca era una bambina prodigio, è entrata all'università alla sola età di 18 anni. Ha fatto parte di diversi gruppi fino a entrare nella STARS, la divisione speciale di Raccoon City, designata al Bravo Team nel giugno del 1998. Disposta come medico della squadra e sicurezza al fianco di Edward Dooney, dove si stabilì una buona amicizia. Data la sua inesperienza, Richard Aiken gli venne assegnato come istruttore. Nel frattempo, Rebecca entrò anche nella squadra di basket del dipartimento di polizia, dato che era molto predisposta al tipo di sport di squadra e giocava spesso con gli amici nei momenti liberi. La squadra Bravo venne spedita nei Monti Arklay per una chiamata d'emergenza. Dopo che l'elicottero riuscì ad atterrare in una zona apparentemente sicura, la squadra iniziò a perlustrare la zona, fino a trovare una jeep militare che portava un detenuto di nome Billy Cohen. La squadra pensò subito che proprio quest'ultimo avesse ucciso i militari e iniziarono a cercarlo separandosi. Rebecca si ritrovò davanti a un treno fermo che sembrava abbandonato ed entrò. E non trovò solamente gente normalmente morta, ma dei cadaveri che camminavano per davvero. Lì iniziò il suo incubo a Raccoon City, nelle montagne Arklay. Durante le sue ispezioni tra cadaveri e zombie, si imbatte proprio in Billy Cohen, che la aiuterà e decideranno di collaborare. Nel frattempo, mentre il treno era ripartito misteriosamente, notarono all'esterno un'ombra molto sinistra. Ma dopo diverse difficoltà, il treno deragliò e finirono all'interno di un centro militare di un certo dottor James Marcus. Ma anche quello era totalmente infestato da zombie e mostri famelici. I due ragazzi vennero separati diverse volte fino a trovarsi all'interno dei laboratori sotterranei dell'immensa struttura. E scoprirono che lì dentro venivano effettuati esperimenti su animali e umani. Intanto scoprirono anche che quell'ombra che videro all'esterno del treno erano delle sanguisughe con cui il dottor Marcus fece degli esperimenti e che erano in grado di unirsi e prendere le sembianze del loro creatore. Le sanguisughe si mutarono nella regina, che cercò di uccidere i ragazzi. Ma fino alla fine riuscirono a sconfiggerla grazie alla scoperta che quest'ultime erano sensibili alla luce del sole e finalmente riuscirono a fuggire. E Rebecca lasciò andare via Billy Cohen, ma lei aveva ancora un altro compito da svolgere. Enrico gli aveva detto che il loro rendezvous era nella villa lì vicino. Dopo che riuscì a raggiungere la villa, in mezzo ai pericoli dei boschi, Rebecca purtroppo notò che anche lì dentro era un disastro. Zombie e mostri ovunque, ma non perse le speranze e continuò anche lì dentro a cercare i suoi compagni. Riuscì ad incontrare Richard Aiken e iniziarono a cercare il loro capitano Enrico Marini e scoprirono che si era inoltrato nei cunicoli sotterranei della villa. I due ragazzi si ritrovarono ad affrontare un serpente gigante, ma riuscirono a farla franca. E nel frattempo venne inviato l'Alpha Team per salvare i superstiti del Bravo Team. Rebecca incontra Chris Redfield nella villa. Assieme trovarono Richard ferito e lo portarono in una zona sicura. Ma poi il ragazzo si sacrificherà ugualmente contro il serpente gigante o uno squalo nel remake e Chris disse a Rebecca di restare al sicuro il più possibile e la ragazza lo aiutò come poteva. Come la realizzazione del V-Jolt contro la Plant 42. Ed infine riuscì a fuggire insieme a Barry Barton, Jill Valentine, Chris Redfield, grazie al tempestivo arrivo di Brad Vickers.
Loro erano gli unici superstiti della Stars. In questo periodo Rebecca si occupò principalmente di studiare l'università e raggiungere un dottorato nel campo della virologia. Con lo scopo di aiutare in caso di altri incidenti, come quello a Raccoon City, supportò i suoi compagni all'interno della BSAA e riuscirono a risolvere diversi disastri biologici in Minnesota, in Rochester nel 2005. Invece, nel 2010 ebbe l'ordine di infiltrarsi all'interno della Philosophy University in Australia e doveva indagare all'interno per capire cosa stesse accadendo. Ma durante l'investigazione il virus T venne sprigionato in qualche modo e la BSIA entrò in azione per aiutarla, guidata da Chris Redfield, Pierce Nevans e Sophie Holm. Alla fine si scoprì che la causa di tutto era il dottor Howard, ma fortunatamente riuscirono a evitare il peggio. Dopo l'incidente biologico del 2013 a Tholox e in Cina, Rebecca cercava la cura per un nuovo virus in produzione, realizzato dal terrorista Glenn Arias. Durante il lavoro, Maria Gomez attaccò la struttura e contagiò tutti. Rebecca si salvò grazie al suo prototipo di antivirus. E nel frattempo, Chris e la sua squadra arrivarono in tempo per salvare lei e gli ultimi superstiti. Dati i suoi studi, la ragazza notò molte similitudini con la Plagas dei Los Illuminados e decise di cercare e collaborare con Leon Scott Kennedy. Ma poco dopo, durante l'incontro, venne rapita da Arias, che si tramuterà in un'arma biologica che verrà messa a capo da Chris e da Leon, salvando ancora una volta il mondo dalle macchinazioni di un folle. Un anno dopo l'accaduto di New York, Jill era finalmente tornata sul campo di battaglia e ancora la BSAA, assieme a Claire Redfield e Leon Kennedy, indagavano contro strani avvenimenti ad Alcatraz. Il gruppo, anche se separato, si diresse sul luogo, ma Rebecca restò alla base per realizzare un antivirus apposito. Nel frattempo venne contattata da Hannigan e verrà a sapere che anche Leon, per l'appunto, era lì e avevano bisogno del vaccino. Dopo averlo completato, anche lei con una squadra si diresse ad Alcatraz e riuscì a consegnare l'antivirus ai ragazzi e a curarli. E infine distrussero l'artefice di tutto, Dylan Blake, che si trasformò in un enorme megalodonte gigante, e Leon, nel frattempo, riesce a uccidere Maria Gomez. E finalmente i ragazzi uscirono e attesero i rinforzi. Da allora non si seppe più nulla di Rebecca. Ed ecco a voi la storia di Rebecca, ragazzi. Spero vi sia piaciuto questo video e vi invito a supportarmi iscrivendovi al canale, mettere like, commentare e seguirmi su tutti i miei social. E se volete potete abbonarvi a questo canale. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.